Buongiorno, benvenuti al webinar di oggi per il progetto Delivery Unit Nazionale. Il relatore di oggi è il dottor Massimo Pugioni che ci parlerà dei procedimenti amministrativi del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche. Via che entrate, grazie, vedo che ci date un feedback, quindi che non ci sono problemi. Vi invito a scrivere le domande in chat e ci riserveremo come al solito, l'ultimo quarto d'ora della presentazione per rispondere alle domande. Voi ovviamente scrivete al primo momento perché se ci sono necessità di chiarimenti legati alla presentazione, il relatore cercherà di rispondere subito in tempo reale. Come sempre avete disponibile registrazione e slide sul sito di Eventi PA sul quale vi siete registrati. Detto questo, mi pare che ancora stiate facendo ingresso, quindi chiederei al dottor Pugioni di accendere webcam e microfono così da potergli passare la parola. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Perfetto. Allora, io resto qui in back, quindi se ci sono problemi scrivete in chat. Vi ricordo che potete usare la chat per scrivere le domande, ma anche per portare il vostro contributo, per fare una riflessione, per condividere un pensiero con i colleghi. Buon lavoro e ci vediamo poi per i saluti. Grazie, grazie, buongiorno ancora a tutti. Oggi cercheremo di approfondire il tema dei procedimenti amministrativi previsti dal nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, che riguardano soprattutto gli impianti radioelettrici e gli impianti di rete di banda larga. Si tratta di due procedimenti abbastanza frequenti nell'operatività quotidiana. Soprattutto dei SUAP dei comuni italiani. Questo perché si tratta non solo di, diciamo, di impianti di interesse strategico, che infatti sono stati inseriti anche all'interno del PNRR con tutta una serie di semplificazioni, ma anche impianti che sono soggetti a una evoluzione continua, oltre che dal punto di vista normativo, che è quello che oggi approfondiremo, dal punto di vista tecnologico, perché vengono continuamente aggiornati e quindi diciamo sono dei procedimenti abbastanza frequenti. Siccome sono stati oggetto negli ultimi diciamo 2 anni di una serie di interventi di semplificazione anche abbastanza significativi, cerchiamo di fare una carrellata per vedere quali sono le caratteristiche di questi procedimenti dal punto di vista anche pratico operativo della gestione appunto dei procedimenti. Io, per chi non mi conoscesse, sono io stesso un responsabile di SUAP, oltre che appunto consulente esperto di Formez PA in materia di semplificazione, quindi io applico, diciamo, quotidianamente le normative e i procedimenti che andremo a vedere stamattina. Entrando subito nel merito, la nostra normativa di riferimento che illustreremo è il codice delle comunicazioni elettroniche che si trova nel decreto legislativo 259 del 2003. Il decreto legislativo 259 del 2003 è stato completamente riscritto, ma più che riscritto direi riordinato con una serie di innovazioni. Col decreto legislativo 207 del 2021, che ha attuato la direttiva 1972 del 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, appunto in materia di codice delle comunicazioni elettroniche. Il legislatore in questa sede ha scelto, o meglio, diciamo, il governo delegato, perché come vedete si tratta di un decreto legislativo, ha scelto piuttosto che di rifare un codice ex novo di sostituire integralmente tutti gli articoli del decreto legislativo 259 del 2003, mantenendo quindi il riferimento normativo a livello di numero e anno sostanzialmente invariato rispetto al passato, ma sostituendone integralmente il testo. Quindi, come vedete, gli articoli che noi oggi andiamo a esaminare sono quelli dal 43 al 49 del nuovo codice, che corrispondono agli articoli da 86 a 88 del vecchio codice delle comunicazioni elettroniche. Siccome
siamo forse tutti chi è un po' addentro alla materia, un po' abituato a parlare in termini di 87, 87 bis, 87 ter. Tra l'altro è la dicitura che ritroviamo anche nel decreto legge 77 del 2021, come vedremo tra un attimo, che ha introdotto una serie di semplificazioni, ma per non fare confusione, ricordiamo, io anche in tutte le slide, poi vi ho riportato il nuovo articolo e sempre tra parentesi il vecchio articolo per capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Ecco, come vedete, come vi dicevo, il decreto legge 77 del 2021, che è quello che ha introdotto la governance del PNRR, all'articolo 40 ha introdotto una serie di semplificazioni nel procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazioni per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari. Che andiamo a vedere tra un attimo. La semplificazione del PNRR è sicuramente significativa dal punto di vista procedurale, anche se questo a livello di opinione del tutto personale, forse non è particolarmente felice la scelta di non sostituire il testo normativo, ma di affiancarlo con una procedura sperimentale più semplificata che lascia invariato il codice delle comunicazioni elettroniche, dove noi tuttora troviamo scritta la disciplina a regime, ma che fino al 2026 è sostituita da una procedura più semplificata che è stata introdotta dal decreto legge 77 del 2021. Comunque lo vediamo nel dettaglio e poi ho preparato in una slide un quadro sinottico che ci aiuta, che vi aiuta anche a orientarvi un po' tra tutte quelle che sono le varie casistiche, anche a riguardo delle semplificazioni che sono state introdotte dal decreto legge 77 del 2021. Il primo articolo che vediamo solo en passant, è l'articolo 43 del codice delle comunicazioni elettroniche. È un articolo, di, portata del tutto generale, che sostanzialmente ha introdotto un taglio di tempi e un'accelerazione a questa tipologia di procedure, soprattutto per quanto riguarda la gestione del suolo pubblico. Quando parliamo di suolo pubblico, stiamo parlando sostanzialmente dei procedimenti di quell'articolo 49 ex 88 del decreto legislativo 259 che riguardano gli impianti fissi di banda larga, fondamentalmente, che appunto devono essere passati attraverso scavi con occupazione di suolo pubblico, ma potrebbero riguardare anche antenne ricevitrici trasmittenti. Ad ogni modo, la modifica che è stata introdotta dal decreto legge 77 all'articolo 43 del codice hanno portato i termini a una riduzione della metà dei termini per diciamo, la risposta, quindi la chiusura dei procedimenti che riguardano la gestione del suolo pubblico, quindi l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico. Il precedente testo normativo prevedeva un termine di 90 giorni, scusatemi, di 6 mesi, quindi 180 giorni per concludere queste tipologie di procedimento. Con la semplificazione sono stati ridotti a 90 giorni, salvo i casi di espropriazione per pubblica utilità che hanno delle tempistiche decisamente più lunghe perché hanno tutta una serie di passaggi che non si possono comprimere così facilmente. Quindi le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio, in ogni caso entro 90 giorni, tutte le decisioni e rispettano procedure semplici efficaci ai sensi degli articoli, vedete, 86, 88 e 89 che sono stati sostituiti dai nuovi articoli l'86 dal 43 e dal 49-50 dello stesso codice. Tutto questo è sulle domande per concessione del diritto di installare infrastrutture di comunicazioni elettroniche su proprietà pubbliche o private, no? Quando parla di proprietà pubbliche o private, ma stiamo parlando di autorità competenti alla gestione del suolo pubblico, evidentemente stiamo parlando di proprietà private che siano comunque nella disponibilità dell'ente pubblico, compresi parchi e riserve nazionali o regionali, territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di essi, nonché su proprietà pubbliche
ovvero sempre al di sotto o al di sopra di esse, per operatori autorizzati nel primo caso a fornire reti pubbliche di comunicazione, nel secondo caso a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico, perché il codice delle comunicazioni elettroniche riguarda non solo le reti pubbliche di comunicazione, ma possono essere anche delle reti non ad uso pubblico, cioè non fornite al pubblico, come quelle ad esempio in dotazione alle forze dell'ordine, militari, eccetera. Sono delle reti ad uso dedicato, sempre comunque di interesse pubblico. Ancora, sempre l'articolo 43 ci detta una serie di disposizioni di carattere del tutto generale, ci dice che le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione e le infrastrutture, sempre per le reti di comunicazione in alta velocità a fibra ottica, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. Questo significa che a queste tipologie di infrastrutture si applica tutta la normativa che riguarda le opere di urbanizzazione primaria, anche se in realtà non sono vere e proprie opere di urbanizzazione privata, perché la proprietà di questi impianti, di queste infrastrutture, rimane in capo ai rispettivi operatori. Non quindi come nelle opere di urbanizzazione propriamente dette, che possono essere realizzate oltre che dall'ente pubblico, anche da un privato con successiva cessione al patrimonio dell'ente pubblico. In questo caso la cessione non c'è, quelle reti restano sempre dei rispettivi operatori, ma per tutto il resto si applicano le disposizioni che riguardano le opere di urbanizzazione primaria. Ma non si applica, vedete, alle installazioni di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica. Quindi qui stiamo parlando delle reti fisiche di comunicazione, quelle che vengono, diciamo, stese normalmente nel sottosuolo, non si applica la disciplina edilizia ed urbanistica. Questo significa che non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio. Questa eccezione riguarda solo le reti di fibra ottica, non riguarda gli impianti di comunicazione con diciamo elettronica, con apparati radioelettrici, che invece sono soggetti, anche se il titolo abilitativo edilizio è sempre assorbito all'interno del titolo unico previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre reti pubbliche di comunicazione, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti effettuate anche all'interno degli edifici, non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. Quindi, oltre al fatto che non si applica la disciplina edilizia ed urbanistica, la normativa chiarisce che non costituiscono unità immobiliari e non rilevano per quanto riguarda la rendita catastale. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali di cui al codice urbani, quindi al decreto legislativo 42 del 2004, nonché quelle a tutela delle servitù militari. Queste sono disposizioni, diciamo, a 360 gradi che riguardano tutto il campo. Entriamo adesso più nel dettaglio dell'articolo 44, ex articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, che detta la procedura ordinaria per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica con impianti radioelettrici. Parliamo quindi sostanzialmente delle reti di comunicazione per telefonia cellulare, di quelle per la trasmissione radio-televisiva, ma possono essere anche reti sempre di comunicazione con impianti radioelettrici con scopi particolari, come vi dicevo prima, per forze dell'ordine, eccetera. Mi interessa entrare nel dettaglio di questa procedura, sia perché ovviamente è la procedura ordinaria, che poi prevede in realtà tutta una serie di eccezioni e di semplificazioni negli articoli seguenti, e addirittura qualcosa sta pure in altre normative, quindi sia nel decreto legge 77 che in un altro decreto ancora precedente, che ahimè, quando il codice delle comunicazioni è stato riscritto nel novembre del 2021, purtroppo si è persa l'occasione di riportarlo all'interno del codice ed è rimasto ancora come un articolo esterno, ma perché questa procedura prevede una serie di peculiarità procedurali anche per la gestione della conferenza di servizi, che sono di assoluto interesse e sono anche, diciamo, un esempio
di diciamo, semplificazione avanzata che io personalmente auspico venga estesa anche ad altri campi, ma entriamo nel merito. L'articolo 44 ci dice sostanzialmente che l'installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, quindi l'installazione di torri tralicci, impianti ricci e trasmittenti, ripetitori, stazioni radiobase per reti di comunicazione elettronica e mobili con qualunque tecnologia, nonché, diciamo, le opere ovviamente connesse al funzionamento degli stessi impianti, sono autorizzati dagli enti locali previo accertamento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 36 del 2001, che altro non è che l'ARPA, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale. Cosa c'è di importante qui da osservare? C'è da osservare che la competenza al rilascio di questo tipo di autorizzazioni, o diciamo comunque anche laddove fossero semplificati con un regime di SCIA, la competenza per materia è in capo agli enti locali, previo parere dell'ARPA per quanto riguarda la verifica dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità che appunto sono stabiliti uniformemente a livello nazionale. L'ARPA ha una funzione di organo tecnico consultivo, per cui il suo compito è quello di verificare che quella tipologia di impianto verifichi o stia all'interno dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità che sono stabiliti dalla norma. E qui la stessa norma che ci dice che questi limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità possono essere stabiliti esclusivamente dallo Stato. Le regioni e gli enti locali possono prevedere alcune disposizioni, soprattutto di carattere pianificazione del territorio per l'installazione di questi impianti, ma trattandosi di impianti di pubblica utilità, come ci dice il comma successivo di questo stesso articolo, il margine di manovra è piuttosto ridotto e in ogni caso non possono prevedere dei limiti dal punto di vista ambientale, quindi anche limiti di emissione elettromagnetica che siano inferiori a quelli stabiliti a livello nazionale. A volte, guardate, anche io da quel che vedo, perlomeno nel mio osservatorio, a volte anche alcuni gestori di reti di telefonia mobile, soprattutto, non hanno forse chiarissimo il fatto che la norma assegna la competenza al comune previo parere dell'ARPA. E qualche volta sono arrivati a dirmi: ma a me fondamentalmente interessa comunicare questa variazione all'ARPA, al comune e en passant. In realtà è l'esatto contrario, perché l'ente titolare di questa competenza è proprio il comune. L'ARPA è solamente un organo tecnico che è chiamato a verificare il rispetto degli obiettivi e dei limiti fissati dalla legge. Ma se diciamo chi rilascia l'autorizzazione, quindi anche chi la dovrebbe negare, chi deve intervenire in caso di problemi, è esattamente il comune. L'istanza, quindi, ai sensi dell'articolo 44, redatta ai fini della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata dalla documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. Questo redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici è un inciso che è stato introdotto con le ultime modifiche a questa normativa. Sostanzialmente significa che gli enti competenti possono richiedere anche tutta una serie di tabelle di emissione di valori, perché quando parliamo di impianti radioelettrici, sostanzialmente stiamo parlando di impianti che hanno delle emissioni che variano a seconda dell'angolo orizzontale e verticale di emissione. E quindi sono delle tabelle lunghissime che illustrano le caratteristiche emissive di questi impianti, che quindi possono essere richieste per la sua acquisizione su supporti informatici, quindi possono essere richiesti anche dei file in formato CSV in genere o comunque dati per l'acquisizione diretta.
Ok, nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità, è sufficiente una scia. Quindi già nello stesso articolo 44, che pure detta la disciplina generale, che è autorizzatoria, perché nel comma 1 ci ha parlato di una domanda e di una autorizzazione, e ce lo dice anche qui al comma 3 che parla di istanza. Ci dice già che quando siamo sotto i 20 watt, in ogni caso è sufficiente una scia. Il comma 4, molto semplicemente ci dice che l'installazione sul sedime ferroviario o in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati, è autorizzata, secondo, si procede appunto con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario. Quindi si applica la normativa che riguarda gli impianti, di sicurezza e segnalamento ferroviario. Sì, vedo una domanda che però ci arrivo perché l'articolo 45 non ci sono ancora arrivato, rispondo dopo. Ok. Andiamo avanti. Copia dell'istanza inoltrata contestualmente all'ARPA che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale, che questo è importante lo stesso, provvede a pubblicizzare l'istanza, quindi a dare una informativa alla cittadinanza sul fatto che l'istanza sia stata presentata, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. Normalmente si tratta di impianti che suscitano sempre nella popolazione un po' di timore e un po' di opposizione. Io stesso mi sono trovato a gestire, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui c'è stata la transizione dalle precedenti tecnologie alla tecnologia del 5G, che è vista con sospetto e con un po' diciamo di opposizione da parte proprio dei cittadini che abitano soprattutto nelle aree limitrofe a quelle dove vengono installati questi impianti, di ricevere tutta una serie di opposizioni, comitati che chiedevano di essere sentiti, che adducevano anche a motivi tutta una serie di studi sulla nocività, però è assolutamente corretto e giusto pubblicizzare, anche perché ce lo dice la norma. Dobbiamo dare informativa alla cittadinanza quando questi impianti, quando le domande per la realizzazione di questi impianti vengono presentate. Però in realtà la norma è abbastanza chiara nel dire che abbiamo un organismo che è l'ARPA, che deve verificare il rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione, dei limiti di emissione. Una volta che quelli sono, come dire, rispettati, che l'ARPA verifica che c'è il rispetto di questi valori, ben poca discrezionalità all'ente nel poter, come dire, denegare un'installazione di questo genere. Comunque, l'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Questa in realtà è una precisazione che il legislatore ci ha messo, ma non è una peculiarità di questa tipologia di procedimento, perché diciamo ormai siamo abbastanza abituati a ragionare in termini di procedimento unico. Il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta entro 15 giorni l'integrazione della documentazione, sospendendo il termine di procedimento ai sensi dell'articolo 2 della legge 241. Sappiamo che lo possiamo sospendere per un massimo di 30 giorni. Ecco qui, fin qui diciamo il caso normale in cui dobbiamo semplicemente autorizzare l'installazione di un impianto acquisendo il parere dell'ARPA. Quindi l'ARPA si pronuncia entro 30 giorni e si procede così. Il comma 7 ci dice che quando per l'installazione di questa infrastruttura, però io, comune procedente, a parte il parere tecnico dell'ARPA che abbiamo visto, devo acquisire altri, quindi uno, ne basta uno o più provvedimenti, atti di assenso, comprese le autorizzazioni previste dal 42 del 2004, quindi compresa l'autorizzazione paesaggistica o l'autorizzazione per vincolo monumentale o archeologico, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti
convoca, anche se sarebbe stato più corretto scrivere indice, convoca entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza una conferenza di servizi a cui prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte in questo procedimento, nonché un rappresentante dell'ARPA. Quindi indice una conferenza di servizi che ricordiamo oggi è in modalità ordinariamente asincrona. Questo termine convoca discende da una vecchia formulazione della norma che faceva riferimento alla conferenza di servizi quando era sempre una riunione collegiale, ma in realtà oggi la indice. Il comma 8 non ci dice niente di particolare se non che la determinazione positiva della conferenza, quindi il provvedimento finale che viene messo a seguito della conferenza, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato a quella stessa conferenza. Questo è un principio che sta già nella 241. E vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Questa è la peculiarità di queste tipologie di impianto, che vedete sono di pubblica utilità con indifferibilità ed urgenza. E qui abbiamo le prime particolarità nella gestione della conferenza di servizi. Alla predetta conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di quell'articolo 14 e seguenti della 241 con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14 quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10. Cosa vuol dire? Vuol dire che i termini della conferenza asincrona e quelli della conferenza sincrona sono dimezzati. Io vi ho riportato per semplicità uno specchietto dove vedete per la conferenza asincrona il termine per la trasmissione delle determinazioni senza la presenza di interessi sensibili passa da 45 a 23 giorni arrotondato per eccesso. Quando sono presenti interessi sensibili non è più di 90 ma è di 45 giorni e per la richiesta di integrazioni si passa da 15 a 8 giorni, sempre arrotondato per eccesso. Perché il 15 diviso 2 dovrebbe fare 7 giorni e mezzo, ma diciamo 8. In caso di conferenza asincrona, anche qui la durata massima dei lavori senza interessi sensibili passa da 45 a 23 e con interessi sensibili da 90 a 45 giorni. Quindi i tempi dimezzati per la conferenza di cioè la nostra conferenza di servizi in questi casi deve essere svolta con queste tempistiche. E questa è già una prima semplificazione molto rilevante. Ma la cosa più rilevante sta nel comma 10 dello stesso articolo 44. Perché il comma 10 dell'articolo 44 prevede una forma di silenzio assenso che nessun'altra norma, né da 241 né di norme settoriali che io conosca, prevedono. Nel senso che noi conosciamo. Saltiamo prima qui un attimo. Allora, noi conosciamo due tipologie di silenzio assenso sostanzialmente, che sono il silenzio assenso interno alla conferenza di servizi. Lasciamo perdere, diciamo, il silenzio assenso tra amministrazioni che non stiamo applicando in questa tipologia di procedimento. Il silenzio assenso interno alla conferenza di servizi è previsto dal 14 bis o anche dal 14 ter della legge 241 del 90 e trova un unico limite, che sono i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. Cioè, noi sappiamo che quando un'amministrazione procedente indice una conferenza di servizi e una o più amministrazioni coinvolte in questa conferenza di servizi non trasmettono le proprie determinazioni nei termini, oppure nel caso di conferenza sincrona non partecipano alla seduta della conferenza dei servizi, il loro parere, cioè la loro determinazione si intende acquisita favorevolmente, salvi solo i casi in cui appunto il diritto dell'Unione Europea impone un provvedimento amministrativo espresso. Ma questo è un silenzio assenso che avviene tra amministrazioni, cioè è l'amministrazione procedente che considera acquisito l'assenso dell'amministrazione coinvolta alla conferenza che non si è espressa in quella sede. Non è un
silenzio assenso che si trasferisce automaticamente all'interessato, al privato che ha presentato l'istanza. Quindi è solo l'amministrazione procedente che acquisisce questo assenso, però poi deve emettere il provvedimento all'amministrazione. Altro caso di silenzio assenso è quello dell'articolo 20 della legge 241 del 90, che è un silenzio assenso esterno invece. Riguarda i casi in cui il cittadino ha presentato un'istanza alla pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione non risponde nei termini previsti dalla norma. Si forma un silenzio assenso, ma ha moltissime eccezioni, perché questa tipologia di silenzio assenso non riguarda gli atti e i procedimenti che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, il rischio idrogeologico, la difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, anche qui i casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, i casi in cui la norma prevede che il silenzio equivalga a silenzio rigetto, e atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma in queste due fattispecie manca una disciplina del caso in cui sia proprio l'amministrazione procedente che indice una conferenza di servizi a non emettere il proprio provvedimento a seguito della conferenza di servizi, o addirittura a non indire la conferenza di servizi stessa. Cioè, il primo caso è il silenzio assenso interno alla conferenza. Il secondo caso è un silenzio assenso esterno, ma si riferisce a un singolo titolo abilitativo. Manca la disciplina del silenzio assenso in caso di conferenza di servizi nei confronti del privato interessato. E questo lo troviamo appunto nel comma 10 dell'articolo 44. Poi lo troveremo anche nell'articolo 49 per quanto riguarda la banda larga. Il termine quindi per la conclusione di questi procedimenti è di 90 giorni dalla presentazione del progetto, e trascorsi questi 90 giorni si forma il silenzio assenso. Tranne che nei casi in cui è stato comunicato, ovviamente un provvedimento di diniego, quindi l'amministrazione ha concluso negativamente il procedimento. No, scusate, un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'ARPA. Quindi, se l'ARPA si è espressa negativamente, in silenzio assenso non si forma. Altresì, vedete, non è stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale o dei beni culturali. Anche in questo caso, se all'interno della conferenza di servizi è pervenuto uno o più pareri negativi, quindi da parte o dell'ARPA o di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale o dei beni culturali, è esclusa la formazione del silenzio assenso. Si intende in tutti gli altri casi, trascorsi 90 giorni, si forma un silenzio assenso nei confronti del privato che ha presentato l'istanza. E quindi vedete, questo è un terzo caso di silenzio assenso che è diverso da quello dell'articolo 14 bis o 14 ter della 241, quindi interno alla conferenza dei servizi, ma è diverso anche da quello di quell'articolo 20, che ha tutta una serie di eccezioni. Perché l'articolo 20 mi dice, guardate, che non si può applicare il silenzio assenso se io ho un atto, per esempio, un'autorizzazione paesaggistica. In materia paesaggistica non si applica il silenzio assenso. Qui mi sta dicendo, sta rovesciando il discorso. Il silenzio assenso si forma, ma le amministrazioni preposte alla tutela di quei vincoli hanno in qualche modo un diritto di veto. Quindi basta che abbiano trasmesso un parere negativo, una determinazione negativa all'interno della conferenza di servizi, e il silenzio assenso non si forma. Poi ci dice, guardate, se c'è stato un dissenso congruamente motivato e non è stata adottata la determinazione decisoria finale, quindi poniamo l'ente competente per l'autorizzazione paesaggistica ha espresso una determinazione negativa, ma il SUAP o l'amministrazione procedente comunque non ha emesso il provvedimento conclusivo, si applica l'articolo 2,9 ter della 241. L'articolo 2,9 ter è quello che prevede il potere sostitutivo interno alla stessa amministrazione. Quindi c'è un responsabile
di cui al comma 9 bis di questo stesso articolo 2 della 241, che esercita un potere sostitutivo e conclude il procedimento in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Gli enti locali possono prevedere termini ancora più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti, quindi da 90 possiamo anche prevedere un termine inferiore o anche ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Anche questa è una disposizione di ampissima apertura. Ci sta dicendo tu non puoi garantire, come dire, un livello di semplificazione inferiore a questo, quindi non puoi prevedere che anziché a 90 ti prendi 120 giorni per concludere questo procedimento, ma puoi prevedere una maggiore semplificazione e quindi dei termini più ristretti. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica entro 7 giorni l'attestazione di avvenuta autorizzazione con silenzio assenso. Se non lo fa, è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. In ogni caso, quando abbiamo provvedimenti espressi previsti dalle disposizioni europee, non possiamo applicare il silenzio assenso. Questo in virtù, anche se non ci fosse scritto, è in virtù di una clausola di supremazia delle norme del diritto europeo su quello nazionale. Ma guardate che molte volte si abusa un po' di questo concetto, perché è vero che laddove la norma europea mi impone un provvedimento espresso io non posso applicare il silenzio assenso, ma non basta che io abbia una norma europea che mi disciplina uno specifico campo. Occorre che quella norma europea mi imponga un'autorizzazione espressa. Il caso, ad esempio, dei riconoscimenti comuni, mi vengono in mente riconoscimenti comunitari in materia igienico-sanitaria per attività nel settore alimentare. C'è un regolamento 1 del 2005 dell'Unione Europea che prevede l'autorizzazione per il trasporto di animali vivi. Ci sono alcune autorizzazioni di tipo ambientale che sono previste da normative europee, la VIA, l'AIA, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in alcuni casi. Insomma, occorre che ci sia una disciplina europea puntuale. Ancora al comma 11 la norma prevede un termine di 12 mesi per la decadenza del titolo, quindi le opere devono essere eseguite entro 12 mesi dalla ricezione o del provvedimento autorizzatorio espresso o dalla formazione del silenzio assenso. Questa ve l'ho anticipata prima. Fin qui abbiamo visto la disciplina ordinaria, quella autorizzatoria che può essere o no in conferenza di servizi, ma attenzione, la conferenza di servizi, come ci dice la norma, la faccio se ho uno o più atti di assenso da acquisire. Laddove non avessi questi atti di assenso da acquisire, ma solo il parere dell'ARPA, il parere l'ARPA è tenuto a mandarmelo entro 30 giorni, ma in ogni caso io devo chiudere il procedimento entro 90 giorni, se no si forma comunque il silenzio assenso. Cioè la formazione del silenzio assenso si applica sia che io indica la conferenza dei servizi, sia che io non la indica. Dopodiché, negli articoli successivi ho tutta una serie di casi semplificati. Il primo è l'articolo 45, l'ex 87 bis, che prevede che in caso, vedete, è una norma di accelerazione per l'innovazione tecnologica. Quindi mi dice: se installo apparati di tecnologie 4G su evoluzioni o altre tecnologie, quindi compreso il 5G, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, quindi laddove io ho già un palo, un impianto ricetrasmittente, questa è una cosa che mi capita spessissimo, cioè ho già una stazione radiobase, ma voglio aggiungere delle altre antenne, degli altri apparati dello stesso o anche di altro gestore, perché spesso e volentieri i gestori di telefonia mobile utilizzano le stesse infrastrutture, quindi magari io ho un palo con un'antenna della Vodafone e poi la Wind mi propone di installare un'altra antenna su quella stessa infrastruttura.
Quindi sia installazione su infrastrutture preesistenti, sia modifica di caratteristiche trasmissive. Quindi dove io in realtà ho un impianto preesistente e voglio solo modificare le caratteristiche trasmissive. Altra cosa che capita frequentissimamente perché sono impianti che sono soggetti ad una continua innovazione tecnologica e quindi i gestori lasciano, diciamo, l'impianto lì, ma modificano le potenze e le caratteristiche trasmissive delle antenne. In questo caso l'interessato trasmette all'ente locale una SCIA che contiene la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità che sono appunto soggetti alla verifica da parte dell'ARPA, nonché di quanto disposto dal comma 4 per quel che riguarda gli impianti nel sedime ferroviario, indipendentemente dai watt di potenza. Nell'articolo 44 ci diceva che io applicavo la SCIA solo sotto i 20 watt, qui mi sta dicendo, guarda che però se sei in un impianto preesistente, stai aggiungendo apparati o stai modificando le caratteristiche trasmissive degli stessi, applichi la SCIA a prescindere dalla potenza. La copia della SCIA viene trasmessa all'ARPA. Qualora entro 30 giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, quindi qualora entro 30 giorni dal momento in cui la documentazione viene trasmessa all'ARPA, la stessa ARPA trasmette un parere negativo, l'ente locale, vedete, sempre il comune competente diciamo, ad agire, ai sensi della disciplina delle tempistiche della SCIA di cui all'articolo 19 del 241, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Quindi, in realtà, questa è una precisazione che sta all'interno di una disciplina che è già prevista dalla 241, ma qual è come dire, la particolarità di questo comma 3? Ci sta dicendo, guarda, che qui è l'ARPA che esprime un parere negativo e l'ente locale che deve fare il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Ancora una volta ci sta dicendo, guarda, che l'ARPA è solo un organo tecnico consultivo, non è l'ARPA che gli dice. Come dire, disinstalla la tua, spegni la tua antenna. L'ARPA rilascia il parere negativo al comune ed è il comune che fa il provvedimento interdittivo nei confronti dell'interessato. E questa è diciamo, quel che ci dice in più rispetto all'articolo 19,3 della 241, che parla genericamente di ente competente, ma siccome io qui ne ho due di enti competenti, uno il comune e uno l'ARPA, ci dice chi è che deve fare. Lo deve fare il comune dietro segnalazione dell'ARPA, a meno che non sia il comune a rilevare da solo direttamente alcune difformità. Per il resto è una normale SCIA. La complicazione. Sì, poi nel comma 4 e 5, sempre di questo articolo 45, contiene una serie di semplificazioni per quanto riguarda le opere strutturali. Siamo sempre all'interno di della diciamo, installazione di altri apparati su infrastrutture preesistenti. La SCIA è corredata dall'asseverazione sulla struttura inerente rispetto alle norme tecniche per le costruzioni che viene inviata al Dipartimento del Genio Civile. Se entro 30 giorni dalla presentazione del progetto è stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione è priva di effetti. E al comma 5 mi dice che se si tratta di interventi di minore rilevanza, come definiti dalle norme tecniche per le costruzioni, è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Addirittura per una serie di impianti, quali microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria, infrastrutture costituite da pali o paline di altezza inferiore o uguale a 4 metri, con un peso non superiore a 6 kN, non è necessario alcuna asseverazione o deposito. Ma diciamo questo è en passant. Quindi vi ho detto cosa prevede l'articolo 45 a regime, prevede una SCIA. Il problema, siccome siamo in Italia e dobbiamo semplificare in maniera a volte non troppo coordinata, il decreto legge 77 del 2021, all'articolo 40,5, introduce una disciplina semplificata transitoria che sovrascrive fino al 31 dicembre 2026
Quello che prevede l'articolo, adesso è diventato, anch'io mi confondo, il 45 che era l'87 bis, e mi dice, guardate, che fino al 31 dicembre 2026 gli interventi di cui agli articoli 45 ex 87 bis e 46 ex 87 ter, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti, e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 42 del 2004, quindi né l'autorizzazione paesaggistica né l'autorizzazione eventualmente per il vincolo monumentale archeologico, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 m e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati. Quindi l'articolo 45 ordinariamente prevede il regime di SCIA, ma l'articolo 40,5 del decreto legge 77 ci dice che fino al 31 dicembre 2026 io non applico il regime della SCIA, ma applico una comunicazione asseverata, un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche. Quindi l'ha declassato da una SCIA a una comunicazione. In realtà per il cittadino poco cambia. Il problema è un altro. Il problema sta nell'ultimo periodo, perché ci dice: gli impianti sono attivabili qualora entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente, quindi entro 30 giorni, diciamo, leggiamolo in italiano, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione all'ARPA, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo. Quindi la SCIA precedente ci diceva: se entro 30 giorni l'ARPA emette un parere negativo, il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi. Dava la possibilità all'interessato di realizzare immediatamente l'infrastruttura e anche di attivarla subito, salvo il caso che l'ARPA emettesse poi o meglio, il comune emettesse un divieto di prosecuzione a seguito di parere negativo dell'ARPA. Invece, con questa disciplina transitoria mi sta dicendo: guarda, che il gestore la può attivare solo dopo 30 giorni dalla trasmissione della documentazione all'ARPA, se l'ARPA non ha comunicato un provvedimento negativo. Quindi, paradossalmente, secondo la mia lettura, l'installazione può avvenire subito, cioè il gestore della rete, il gestore dell'impianto comunica e installa l'infrastruttura, ma non la può attivare prima di 30 giorni, perché per 30 giorni l'ARPA ha la possibilità di emettere un provvedimento negativo. Scritto in questo modo, dice questo, perché sono attivabili qualora entro 30 giorni non è stato comunicato un provvedimento negativo. Non dice un divieto di prosecuzione dell'attività, come nel caso della SCIA. Quindi secondo me, per alcuni versi, non è neanche troppo una semplificazione. Poi, ancora, questo stesso articolo 4,5, quindi con questa comunicazione, con un'attivazione successiva ai 30 giorni, si applica transitoriamente anche ai casi di cui all'articolo 46, che parla di variazioni non sostanziali degli impianti. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, in caso di modifiche di caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadri, l'interessato trasmette all'ente locale una comunicazione. Quindi qui siamo, è un caso ancora più semplificato. Nel caso dell'articolo 45 parlavamo di installazione di apparati su infrastrutture preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche. Qui stiamo parlando di modifiche di caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma
non oltre 1,5 metri quadrati. Per questi già la disciplina ordinaria prevede la comunicazione, ma anche a questi fino al 31 dicembre 2026 si applica la procedura di cui all'articolo 40,5 del 77 del 2021. Io ho scritto, mi sono permesso di scrivere tra parentesi, più gravosa perché in realtà la procedura di cui all'articolo 40,5 prevede quei 30 giorni, che l'attivazione si può fare solo se nei 30 giorni l'ARPA non ha comunicato un provvedimento negativo e quindi sostanzialmente la sta posponendo ad un momento successivo, mentre la disciplina ordinaria nulla mi dice. Su questo, qui probabilmente il legislatore ha voluto colmare un buco normativo, perché come sappiamo, mentre la SCIA nell'articolo 19,3 della 241 ha tutta una disciplina con delle tempistiche e delle modalità per agire in caso di problemi di difformità, la comunicazione non è normata in maniera sistematica nel nostro ordinamento. Quindi queste comunicazioni in realtà non contenevano una previsione di che cosa bisogna fare se diciamo, le verifiche non danno un esito favorevole. Quindi il legislatore ha introdotto quest'ultimo periodo, però prevedendo di fatto un differimento dell'efficacia di quella comunicazione per quanto riguarda l'attivazione dell'impianto, che è un po' un'arma a doppio taglio, non è. Sicuramente completa la disciplina, però costringe ad attendere questi tempi, anche se è vero pure che l'impianto va anche installato, quindi in qualche modo probabilmente 30 giorni ci passano comunque, ecco. Cosa che volevo dire? No, qui sono andato forse un po' troppo veloce. Vi volevo far notare che sempre questo articolo 40,5, sempre fino al 31 dicembre 2026, amplia l'eccezione sull'autorizzazione paesaggistica, perché nel 31 del 2017, nel DPR che individua gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica, se non ricordo male, la norma prevede un'esenzione solo per altezze non superiori a 1,5 m e aumenti di superficie con superficie non superiore a 0,5 metri quadrati. Qui fino al 31 dicembre 2026 sono esenti con aumento di altezza non superiore a 1,5 m e con aumento di superficie fino a 1,5, quindi da 0,5 a 1,5. La sagoma della antenna dell'impianto ricetrasmittente è stata ampliata pur rimanendo nell'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica. Bisogna tener conto di questo perché non bisogna. Anche qui, purtroppo, se l'avessero scritto direttamente nel DPR 31 del 2017 sarebbe stato più semplice. Invece il DPR 31 del 2017 è rimasto tale e quale, ma qui è stata introdotta un'eccezione più ampia all'autorizzazione paesaggistica per queste tipologie di impianti. Sono arrivato qui. Qui abbiamo delle altre semplificazioni. Finora abbiamo visto il 44, il 45, il 46 del codice delle comunicazioni elettroniche, nascosto nell'articolo 35 del decreto legge 98 del 2011, abbiamo altri due commi che mi prevedono altre semplificazioni per tipologie particolari di impianti. Anche questo che dicevo prima, cioè se nella riscrittura del 259 si fossero ricordati di riportare anche questi all'interno del codice delle comunicazioni elettroniche, sarebbe stato probabilmente più semplice. In realtà continuano a stare in un decreto separato. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette. Qui è un regime tutto particolare, autocertificazione di attestazione, che io leggo alla fine, perché diciamo che in Italia abbiamo questo problema che dobbiamo per forza inventare un regime diverso per ogni norma. Questa autocertificazione di attivazione in realtà non trova corrispondenza in nessun testo normativo generale, ma per me un'autocertificazione di attivazione altro non è che un regime di comunicazione da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e all'ARPA. Per che cosa? Per le installazioni e le modifiche, comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive di cui all'articolo 87 bis, oggi 45,
degli impianti radioelettrici per trasmissione punto punto e punto multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a mezzo metro quadrato. Vorrei dire inesattezze dal punto di vista tecnico, ma credo che questi siano sostanzialmente gli impianti che vengono messi ad esempio all'interno delle gallerie stradali, sono quelli che hanno una bassa potenza perché devono coprire un piccolo raggio. E comunque questi sono soggetti a una banale comunicazione, a un'autocertificazione di attivazione, una comunicazione. Ancora, i medesimi fini di cui al comma 4, l'installazione, l'attivazione di apparati di rete con potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW e da una potenza massima al connettore di attenza in downlink inferiore o uguale a 5 W possono essere effettuate senza alcuna comunicazione. Quindi sta introducendo ulteriormente impianti ancora più piccoli che sono del tutto liberi, non c'è bisogno di comunicarli a nessuno. Infine, l'articolo 47 disciplina gli impianti temporanei di telefonia mobile, che si dividono in due tipi. Il primo tipo sono gli impianti temporanei per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza o esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli, che possono rimanere fino a 120 giorni, quindi con un'installazione fino a 4 mesi, sono comune, si, diciamo, si presenta una comunicazione sempre al comune e all'ARPA. L'impianto è attivabile anche in questo caso qualora entro 30 giorni l'ARPA non si pronunci negativamente. Quindi anche in questo caso abbiamo una comunicazione con attivazione solo dopo 30 giorni se non c'è stata una pronuncia negativa. Che è una cosa diversa, badate, dal silenzio assenso, eh? Perché molte volte mi sento dire c'è un silenzio assenso dopo 30 giorni. No, qui non c'è un silenzio assenso dopo 30 giorni perché non sta dicendo che l'ARPA deve per forza mandare un parere. Sta dicendo che se l'ARPA manda un parere negativo entro 30 giorni l'attivazione non si può fare. Trascorsi quei 30 giorni non è che si è formato un silenzio assenso, semplicemente vale l'autocertificazione e non c'è stata la necessità di emettere un provvedimento negativo. Al comma 2 di questo stesso articolo 47 sono disciplinati gli impianti ancora più temporanei, quelli che non superano i 7 giorni. Per questi è sufficiente una comunicazione da mandare sempre al comune e all'ARPA, nonché ad ulteriori altri enti di competenza, ed è immediatamente efficace, quindi consente immediatamente l'attivazione. Vedete, qui non c'è scritto che l'attivazione si può fare solo se entro 30 giorni non è comunicato un parere negativo. Adesso penso di avervi abbastanza confuso le idee già confuse. E quindi vi ho riportato questo specchietto per cercare di orientarci in questo marasma. Io personalmente, ma questa è una considerazione assolutamente personale, penso che quando si vuole semplificare e si fanno troppi casi, in realtà non stiamo semplificando nulla, stiamo complicando sempre di più. Però, per carità, è vero che c'è una disciplina generale che è un'autorizzazione, dove abbiamo poi tutta una serie di eccezioni che seguono un procedimento più semplice, l'uno diverso dall'altro, perché abbiamo la SCIA, abbiamo la comunicazione con attivazione immediata, abbiamo la comunicazione con attivazione differita, abbiamo l'autocertificazione di attivazione, insomma è una cosa un po' complicata. Però io vi ho riportato qui tutti i casi, sia di installazione sia di modifiche di un impianto già provvisto di titolo abilitativo, sia tutti gli altri casi, con tutte le varie casistiche, col regime a
col regime applicabile con il relativo riferimento normativo. Con alcuni, vedete, ci abbiamo degli asterischi sull'articolo 45 e sull'articolo 46 del decreto legislativo 259 del 2003, perché in questi casi fino al 31 dicembre 2026 applichiamo la procedura di quell'articolo 40,5 del decreto legge 77 del 2021. Spero che questo specchietto vi sia utile ad orientarvi in questo ginepraio, perché io non trovo altro modo di definirlo. Una disposizione che è stata chiarita nell'articolo 48 del 259 del 2003 riguarda gli impianti di interesse aeronautico, perché sappiamo che quando abbiamo impianti di interesse aeronautico, perché i due commi di questo articolo riguardano il primo, gli impianti che sono installati su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente, quindi proprio su infrastrutture che rientrano nell'ambito di gestione aeroportuale sostanzialmente, e il comma 2, impianti che possono essere assolutamente anche al di fuori degli aeroporti o comunque non gestiti dall'autorità aeronautica, ma che possono costituire ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, tipicamente nelle vicinanze di aeroporti, eliporti, campi volo e simili. L'ENAC è un ente che insieme all'ENAV si esprimono con la procedura per la valutazione degli ostacoli per la navigazione aerea. In genere, qua e là in giro per l'Italia è sempre un po' difficile coinvolgerli all'interno delle conferenze di servizi, perché hanno dei tempi di espressione normalmente più lunghi, hanno un software di gestione delle istanze, dei procedimenti che viaggia a sé. Il legislatore qui ci ha detto: signori belli, questi pareri e queste valutazioni e nulla osta da parte delle autorità aeronautiche si acquisiscono secondo le modalità previste dagli articoli 44 e 45. Quindi, nel caso dell'articolo 44, nella conferenza di servizi, con tempi ridotti della metà e con silenzio assenso che si forma comunque dopo 90 giorni dall'istanza dell'interessato. Qui è una fortissima, come dire, indicazione che il legislatore ci sta dando. Anche questi tipi di atti di assenso si devono acquisire col procedimento che abbiamo visto, con le tempistiche che abbiamo visto. Non sono in grado di, ovviamente, di esprimermi sulla tempistica, sulle modalità, sulle necessità da parte delle autorità aeronautiche, però il legislatore ci sta dicendo una cosa molto chiara. Infine, l'articolo 49, che è l'ultimo che passiamo in rassegna stamattina, riguarda gli impianti di banda larga e gli impianti quindi di rete fissa. Quindi abbiamo terminato di parlare di impianti radioelettrici, delle antenne. Qui parliamo di reti fisse per le comunicazioni in banda larga. Quando l'installazione di infrastrutture o di comunicazione elettronica presuppone la realizzazione di opere civili o comunque l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, cosa che tipicamente capita perché stiamo parlando di impianti di rete che vengono normalmente alloggiati nel sottosuolo, sotto le strade, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'ente locale o alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. Qui mi sta indicando come soggetto competente a ricevere questa istanza l'ente proprietario dell'area. L'istanza presentata a valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi, quindi questo vuol dire che l'ente locale, che l'ente che riceve questa istanza non si può limitare ad autorizzare per quanto di propria competenza, ma deve essere un'autorizzazione unica per tutti i profili connessi agli interventi. Il legislatore, da questo punto di vista, adesso faccio un brevissimo inciso, cioè sta andando sempre più in questa direzione.
quel che ci chiede è di superare la parcellizzazione delle competenze del titolo abilitativo, o più che delle competenze del titolo abilitativo. Cioè, quando il cittadino chiede un'autorizzazione per realizzare un intervento, è inutile che debba chiedere 20 autorizzazioni diverse a 20 enti diversi. Presenta un'istanza, dopodiché le amministrazioni si devono coordinare tra loro al fine di rilasciargli un'autorizzazione che gli consenta a 360 gradi di realizzare quell'intervento, non solo per quanto di competenza di ogni singolo ente. Va bene, il responsabile del procedimento anche qui può richiedere per una sola volta entro 10 giorni l'integrazione del termine per un massimo di 30 giorni, come previsto dall'articolo 2 della legge 241 del 90. Poi però c'è una precisazione, boh, vabbè, non me la ricordo dove sta scritta. Vabbè. Se l'installazione di infrastrutture o di comunicazione elettronica, anche qui è subordinata alla acquisizione di uno o più provvedimenti, atti di assenso, anche qui l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza indice, preferisco leggere io, anche se nella norma c'è scritto convoca, entro 5 giorni lavorativi una conferenza di servizi alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati all'installazione. Anche qui è del tutto speculare e simile a quello che prevedeva l'articolo 44. L'articolo 44, che vi ricordo, si riferiva agli impianti radioelettrici. Qui stiamo parlando invece degli impianti di rete fissa di banda larga, però è sostanzialmente identico. Se ci sono uno o più atti di assenso da acquisire, è necessario indire la conferenza di servizio. Anche qui la determinazione positiva della conferenza servizi sostituisce ogni atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti a quella conferenza. Anche questo non è niente di strano perché è già previsto dall'articolo 14.4,1 della 241, ma ci dice anche che vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Anche in questo caso, alla disciplina della conferenza di servizi si applica il dimezzamento dei termini. Quindi, come prima, vi ho riportato lo specchietto 23-45 giorni, a seconda che parliamo di interessi non sensibili o di interessi sensibili, i termini per la richiesta di integrazione passano da 15 a 8 giorni dentro la conferenza di servizi. Rimangono uguali quelli di cui l'articolo 14-quinquies, che sono i rimedi esperibili in caso di motivati dissensi da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili. Per quanto riguarda, anche qui c'è un sistema di silenzio assenso, simile a quello che abbiamo visto per gli impianti radioelettrici, ma più articolato. Perché in questo caso l'articolo 49 distingue il caso in cui si è resa necessaria la conferenza di servizi dal caso in cui invece la conferenza di servizi non si è resa necessaria. Quindi, trascorso 30 giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso o abbia indetto una conferenza di servizi, la medesima si intende accolta. Quindi, scusate. Se non è stato emesso il provvedimento e non è stata indetta la conferenza di servizi, dopo 30 giorni si forma il silenzio assenso. Questi 30 giorni sono ridotti a 10 giorni se parliamo di lavori di scavo, di attraversamenti di strade o lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri. Il silenzio assenso si forma dopo 10 giorni. O se addirittura io non devo scavare, ma devo semplicemente aprire buche o chiusini per infilare cavi o tubi su infrastrutture esistenti, quindi su sottoservizi esistenti, devo solo infilarli, il silenzio assenso si forma dopo appena 8 giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti, supporti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale. Qui il legislatore ci ha detto: non cercate eccezioni, i termini sono questi per tutti. Anche qui, se sono decorsi i termini per il silenzio assenso, l'amministrazione procedente attesta la formazione del silenzio assenso entro 7 giorni. Trascorsi questi 7 giorni, basta l'autocertificazione dell'interessato, sempre sulla formazione del silenzio assenso. Se invece
Ah, ecco qui dove era quella che stavo cercando prima. Dovevano, secondo me, metterlo in un comma precedente. Se le infrastrutture di comunicazione elettronica interessa aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione è sempre una, non è che ne devo presentare, non è che ne devono presentare, poveretti, una per ogni ente proprietario. Se io vado sulla strada, comunale, statale, provinciale, per dire, l'istanza è sempre una. Ed è individuale ed è presentata allo sportello unico del comune di maggiore dimensione demografica. In questo caso sarà lo sportello unico a coordinare tutti gli enti proprietari coinvolti. È sempre, c'è sempre in una conferenza di servizi. Comunque, il comma 7 vi dava il silenzio assenso di 30 giorni ridotti a 10 o a 8 se non era stata indetta la conferenza di servizi. Se è stata indetta la conferenza di servizi, invece, il silenzio assenso si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. E anche in questo caso, trascorsi questi 90 giorni, tranne il caso in cui ci siano autorizzazioni espresse e previste dalla normativa europea o dissensi congruamente motivati da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o territoriale o dei beni culturali, il silenzio assenso non si forma. Vedete, qui manca l'ARPA perché non stiamo parlando di impianti radioelettrici. Quando abbiamo quindi un provvedimento espresso previsto dalla norma europea o una parere negativo, una determinazione negativa da parte di un'amministrazione preposta alla tutela di questi interessi sensibili, il silenzio assenso non si forma. In tutti gli altri casi, dopo 90 giorni, si forma il silenzio assenso. Anche qui va bene, ci dice semplicemente che l'attestazione va fatta entro 7 giorni, dopodiché è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. E infine il comma 10 prevede che per questi impianti, dopo che sono stati autorizzati, eventuali varianti in corso d'opera fino al 10% delle infrastrutture e degli elementi accessori sono legittimati con una comunicazione differita, quindi con almeno 15 giorni di preavviso agli enti coinvolti. Le amministrazioni coinvolte hanno 15 giorni per vietare la realizzazione di questa variante. Altrimenti si comunicano e dopo 15 giorni si possono fare. Ci sono, io ho finito la mia esposizione. Penso di avervi bombardato di informazioni, spero in maniera chiara, almeno perché l'argomento non è particolarmente ameno. Adesso cerco di vedere un pochino, di rispondere a qualche domanda per quel che riesco a rispondere direttamente. Poi per quel che non dovessi riuscire a rispondere direttamente, vedo magari di dare una risposta scritta, poi ci coordiniamo. Vediamola prima. Buongiorno. È corretto dire a titolo di esempio articolo 44 del decreto legislativo 259 del 2003? Oppure si deve dire 44 del decreto legislativo 207? È valida assolutamente la prima. Come vi ho detto in apertura, il decreto legislativo 207 del 2021 ha riscritto completamente il 259, ma ne ha sostituito gli articoli. Quindi il riferimento è sempre il 259 del 2003. L'installazione di un nuovo impianto su un edificio dove non ci sono impianti di telecomunicazioni deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 44 oppure può andare in 45 in quanto l'infrastruttura portantenne è già esistente? Questa è una furbata. Secondo me l'articolo 45, ho capito, cioè praticamente hanno installato un traliccio senza nessuna antenna e per poi dire dopo che la stavano installando su una infrastruttura preesistente, ma secondo me l'infrastruttura per impianti radioelettrici preesistenti si può dire così se c'è un impianto radioelettrico, altrimenti se c'è un traliccio senza nessuna antenna non è un'infrastruttura per impianti radioelettrici preesistenti. La mia modestissima opinione, salvo essere smentito, non conosco, ci sono sicuramente sentenze in questo caso, ma la ratio della norma è quella di semplificare l'installazione di nuove antenne dove ci sono già delle antenne, non dove c'è solo un palo senza nessuna antenna. Quello per me è una nuova installazione, articolo 44, non articolo 45. Ancora, articolo 44,5.
Copia dell'istanza, ovvero della segnalazione con potenza inferiore a 20 watt, viene inoltrata contestualmente all'ARPA che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. Contestuale a cosa? Contestuale alla trasmissione al comune, cioè viene. Allora, qui la norma non ha una formulazione particolarmente felice, nel senso che sta ipotizzando un procedimento unico senza raccordarsi con la disposizione del procedimento unico SUAP. Quindi sostanzialmente sta ponendo in capo all'interessato l'onere di trasmettere l'istanza contemporaneamente al comune e all'ARPA, in quel senso contestualmente. In realtà, in un contesto SUAP, salvo eccezioni che io non conosco, ma in tutta Italia che mi risulti più o meno si fa così, l'interessato la trasmette l'istanza al SUAP ed è poi il SUAP, secondo le consuete regole, a trasmetterla agli enti coinvolti per le verifiche, ARPA compresa. Ma potrebbero esserci casi di impianti che sono esclusi anche dalla competenza del SUAP, perché magari ricadono in infrastrutture strategiche o in alcune di quelle eccezioni previste dallo stesso DPR 160, per cui si applica tout court la disciplina del 259. In questo caso l'interessato l'istanza la deve trasmettere contestualmente all'ente locale e all'ARPA. 2. Quale comunicazione, sempre su questa domanda, è quella del richiedente al SUAP? Si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. L'ARPA si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. In italiano vuol dire l'ARPA si pronuncia entro 30 giorni da quando gli perviene la documentazione, che sia dal SUAP o che sia dal cittadino nel caso in cui non dovesse per qualche motivo rientrare nella competenza del SUAP. Ancora un'altra domanda. In caso di più richieste ravvicinate, la priorità di assegnazione dello spazio va data in base alla cronologia di deposito della pratica al SUAP o della sua trasmissione ad ARPA? E in quest'ultimo caso, di quale trasmissione? Quella del SUAP o quella diretta del richiedente? No, allora, l'articolo 44, io questo comma quando ve l'ho letto l'ho saltato, però. In caso di dov'è che in caso di pluralità di domande viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Ma per me innanzitutto no, comunque l'istanza al SUAP, per me conta la data di per me. Voi non prendetelo come la Bibbia, ma per me vale la data di presentazione dell'istanza al SUAP, che poi dovrebbe essere contestuale ad ARPA, secondo quanto dice la norma, ma la priorità non può essere la priorità di trasmissione dal SUAP ad ARPA, perché quello è, come dire, un passaggio interno della pubblica amministrazione di cui il cittadino non può essere chiamato a rispondere né essere penalizzato per una cosa che non dipende da lui. Altra domanda, l'obbligo di pubblicazione resta solo per l'istanza o anche per la segnalazione? Allora, l'obbligo di pubblicazione è stabilito dal comma 5, che è successivo. Allora, vi dico, io personalmente pubblico tutto, istanze, SCIA e anche comunicazioni. Do assoluta trasparenza senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, perché come vi ho detto, sono argomenti sensibili che riguardano, cioè che sono di interesse per la cittadinanza, per cui per me è preferibile un'applicazione estensiva piuttosto che, diciamo, un'applicazione limitata e comunque sempre nel rispetto ovviamente come dire, delle caratteristiche dell'impianto sul segreto industriale, che ovviamente non vanno trasmesse così. Allora, un'altra domanda. Articolo 44,5. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. Il richiedente può o deve dare notizia solo dell'istanza e non della SCIA? Allora, per me istanza e SCIA è uguale.
La notizia della presentazione di istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. Anche qui è come il discorso di prima dell'ARPA, cioè se siamo in ambito SUAP, il richiedente trasmette al SUAP e poi è il SUAP che coinvolge tutti gli enti coinvolti nel procedimento. Questa norma è vero che è stata trasposta di recente, ma è una norma che discende da una vecchia formulazione dove non, come dire, non si teneva troppo in considerazione. Diciamo che qui è il richiedente che deve dare notizia a tutti gli enti nel caso in cui non si stia rivolgendo ad uno sportello unico che è un soggetto istituzionalmente preposto a coordinarsi con tutti gli altri enti preposti per me. Altra domanda, come si intendono i tempi dimezzati per la CDS? A questa domanda credo di aver ampiamente risposto durante l'esposizione perché vi ho dato lo specchietto. In caso di impianti in zona vincolata da vincoli paesaggistici, come si procede con istanze di autorizzazione paesaggistica ai sensi del 42 del 2004? In che senso come si procede? Si procede con conferenza dei servizi, perché come vi ho detto, qui lo dice chiaramente la norma, se l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, basta uno. Quindi abbiamo il comune, abbiamo l'ARPA e questi ce li abbiamo sempre. Se ne ho anche solo uno di autorizzazioni o assensi, compresi quelli del 42 del 2004, indico la conferenza servizi, sempre. Ce lo dice l'articolo 44,7 di questo decreto. Ci sono anche delle competenze delle ASL e quali sono normativamente? Allora, la norma dice solo. Soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 36 del 2001, che mi risulti più o meno dappertutto è l'ARPA. Non escludo che ci sia qualche regione che abbia demandato alcune o tutte queste verifiche alle ASL. Può essere, dipende dalla normativa regionale in questo caso. La norma è generica nel prevedere i soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 36 del 2001. Che mi risulti sono le ARPA dappertutto. Potrebbero esserci alcune regioni che hanno dato delle competenze alle ASL. Ancora qui vedo un'altra domanda. Quante amministrazioni sono necessarie per indire una CDS? Se ci sono solo l'ente locale, l'ARPA, l'ente locale deve indire la CDS, da come vedo io qui. No, cioè ci sta dicendo se ho l'ARPA, solo l'ARPA applico il comma, mi pare 3 era, no, comma 1 è che mi dice che si esprime entro 30 giorni, non me lo ricordo più. Vabbè, comunque sia, ci dice che, no, eccolo qui, era il comma 5, che se ho solamente l'ente locale, l'ARPA, trasmetto all'ARPA che mi deve mandare il parere entro 30 giorni. Se invece ho almeno un altro atto da senso da acquisire, indico la conferenza di servizi. Allora, vediamo. Ultimamente alcuni gestori presentano ai SUAP richieste di autorizzazioni per il solo palo e solo successivamente altri procedimenti per il posizionamento delle antenne. Come gestire queste situazioni? Il procedimento per il solo palo ricade nell'articolo 44? No, è un palo, è un intervento edilizio, ammesso e non concesso che lo strumento urbanistico consenta di realizzare un palo così, quello si autorizza secondo la procedura edilizia normale. Ma secondo me, come vi ho detto già prima, se dopo presentano l'istanza, non è che possono dire che stanno installando come dire, un impianto radioelettrico su un'infrastruttura per impianto radioelettrico esistente, perché quella preesistente non è un'infrastruttura per impianto radioelettrico, è un palo. Quindi si applica comunque l'articolo 44 dopo, anche se il palo c'è già, secondo me. In questo caso, quindi su cosa si può esprimere ARPA? Certo, perché se c'è solo il palo non c'è niente su cui si può esprimere ARPA. Ecco perché il palo è un intervento edilizio normale, non è articolo 44. Ecco perché poi dopo l'installazione della prima antenna su quel palo deve seguire l'articolo 44 e non può andare sul 45. Perché l'ARPA prima non può essere stata coinvolta, anche se fosse stata coinvolta, che cosa avrebbe potuto verificare se l'antenna non c'era? Quindi. Aver coinvolto come ente terzo la Regione Dipartimento Tutela dell'Ambiente per un'istanza riguardante la messa in riserva dei rifiuti speciali non pericolosi è stato giusto.
Mi perdoni, ma questa non è una domanda che non esula completamente. Stiamo parlando di messa in riserva dei rifiuti speciali non pericolosi. Non esula completamente. Adesso, francamente, poi dipende da com'è la disciplina della regione specifica, perché dipende da quale ente la regione ha individuato come competenze su questo. Allora, DPR 160 del 2010, articolo 5,4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica con modalità informatica la completezza formale della segnalazione. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione relativa agli allegati dall'amministrazione agli uffici competenti. Quindi l'ufficio SUAP può legittimamente trasmettere agli enti terzi con giorni di ritardo sulla data del deposito, ovvero dopo aver validato la pratica. Beh, l'ufficio SUAP trasmette agli enti terzi dopo la verifica formale, ce lo dice espressamente il DPR 160 del 2010. Anche perché, francamente, se dovesse veramente essere un passacarte automatico, non solo non adempierebbe bene al suo ruolo, ma trasmetterebbe anche cose del tutto infondate o incomplete, e si allungherebbero i tempi perché poi si innescherebbe un ping pong con gli enti terzi che iniziano a chiedere l'integrazione, il SUAP deve chiedere all'interessato. Quindi ci sta, certo, non è che lo può trasmettere dopo un mese, dopo pochi giorni per effettuare la verifica formale, ecco. Vedo un'altra domanda sulla definizione di traliccio vuoto. Per posizionare apparati su un traliccio vuoto è necessario presentare autorizzazione o possono fare SCIA. Per realizzare il traliccio con impianto sotto i 20 watt si può presentare la SCIA dall'articolo 44,3. Allora, sul traliccio vuoto vi ho già risposto. Per realizzare un traliccio con impianto sotto i 20 watt si applica la SCIA di quell'articolo 44,3. Ce lo dice espressamente il 259. Ancora un chiarimento: se l'amministrazione procedente, il comune, non convoca la conferenza di servizi nei termini previsti dall'articolo 44,7, che succede? Decorrono comunque i 90 giorni? Assolutamente sì. Le altre amministrazioni titolate a esprimersi perdono la loro occasione per farlo? Il silenzio assenso dopo 90 giorni si forma. Il SUAP in quel caso ha una fortissima responsabilità, perché il silenzio assenso si forma e la responsabilità, se non l'ha, non ha neanche indetto la conferenza di servizi, è tutta sulle spalle del SUAP. Però per il cittadino il silenzio assenso si è formato. Aspetta, mi sono perso. Ok. Scusate, volevo segnalare che per l'installazione del solo palo, come Regione Piemonte, abbiamo posto un quesito al MISE che ci ha risposto che in tale fattispecie, secondo loro, è accettabile un'istanza ex articolo 44, anche se priva della documentazione relativa ai dati radioelettrici, e che quindi tale istanza deve essere accettata dai SUAP. Lo segnalo perché ci sono già dei contenziosi in corso. Questo non lo conoscevo, ma francamente, vedere in un palo un'autorizzazione ex articolo 44 senza la documentazione dell'impianto radioelettrico, non lo so. Bisognerebbe leggere che cosa ha risposto il MISE. Non lo conoscevo, ma mi sembra un po' forzoso. Il ritardo nell'ufficio SUAP nella trasmissione di una pratica agli enti terzi è legittimo o va considerata una disfunzione del SUAP? È legittimo nei limiti di pochi giorni, la norma non ci dà un termine, però ci dice che una verifica formale va fatta. Quindi certo è che se trasmette dopo un mese è una disfunzione del SUAP, se trasmette dopo 3-4 giorni è assolutamente normale. Questo ritardo nell'ufficio, nella trasmissione ad ARPA, può decurtare i 30 giorni per l'espressione del parere? No, i 30 giorni per ARPA iniziano a decorrere da quando l'ARPA ha ricevuto la documentazione. Anche perché per il silenzio assenso per il cittadino i giorni sono 90, quindi comunque c'è tutto, c'è un po' di margine assolutamente e ci può stare. Scusate. Infrastrutture preesistenti per impianti radioelettrici, credo di avere abbondantemente risposto, cioè il fatto che per me un palo senza antenna non è un'infrastruttura preesistente, però salvo essere smentito dal MISE o da qualche sentenza. Vediamo, ce ne sono, forse riesco a rispondere a tutte. Vediamo, sulla CDS articolo 44, anche ARPA, organo tecnico consultivo, è soggetta alla riduzione dei termini, e in che senso? Sì. Allora, i 30 giorni che dà il comma 5 sono i 30 giorni di quando non è indetta la conferenza di servizi. Se viene indetta la conferenza di servizi, si applicano per tutti i termini della conferenza di servizi e quindi diventano 23 giorni anche per ARPA. No, i 30 giorni quindi sono solamente se non c'è la conferenza di servizi.
Se ha bisogno di documentazione integrativa, i termini si riducono a 8 giorni perché stiamo dentro la conferenza dei servizi. Quando si segue, quando il procedimento prende la via della conferenza dei servizi, i termini sono quelli della conferenza dei servizi, non si applicano più i termini ordinari. Penultimo, nel nuovo codice non ci sono più i modelli approvati per la presentazione delle domande. È corretto continuare a richiedere la presentazione delle istanze su modelli approvati dal vecchio codice fino a quando non saranno, vi saranno altri modelli approvati? Beh, direi di sì. Comunque sia, il nuovo codice non è che abbia innovato, cioè, innovato gli elementi del procedimento, ma gli elementi sostanziali, poi gli articoli sono sempre quelli. Quindi continuiamo a usare quei moduli, dovrebbero presto, spero, essere approvati nuovi moduli in conferenza unificata. Infine, l'ultima domanda, vi è un obbligo per gli istanti, nel caso in cui vi sia vincolo aeroportuale in un sito, caricare l'istanza di valutazione ostacoli sulla piattaforma ENAC? A rigore dovrebbe trovare applicazione l'articolo 14 bis della 241 che prevede che sia l'amministrazione precedente a trasmettere la documentazione agli enti competenti nell'atto di indizione della conferenza di servizi. Ma l'ENAC tuttora ha un suo portale e pretende che gli si trasmettano così. Questo problema dovrebbe a breve essere risolto con le specifiche tecniche di interoperabilità tra i sistemi SUAP e i sistemi degli enti terzi, i cui lavori sono in corso, dovrebbero concludersi, che io sappia, entro luglio. Quindi dovrebbe essere, diciamo, un problema transitorio. Mi fermo qui. Perfetto. Penso di essere più o meno. Sì, grazie Grazie. moltissime per la presentazione e soprattutto per aver risposto a tutte le domande, alle tante domande che erano state poste. Ce n'è un'ultima che possiamo provare a vedere adesso in diretta? Riesci a vederla? In caso di progetto congiunto di due o più gestori inoltrato tramite SUAP, deve essere una sola cumulativa, oppure il gestore deve inoltrare istanza in quanto si identifica al SUAP. Se vogliono sfruttare il fatto che sia un progetto congiunto, deve essere un'istanza cumulativa, direi. Perfetto, quindi così Altrimenti abbiamo sono esaurito tutte le due. domande. Ringrazio il relatore per la chiarezza e per l'efficienza a nome dei partecipanti e vi ricordo Grazie. che la registrazione e le slide saranno disponibili sul sito che vi ho già segnalato, su Eventipia, lì dove vi siete iscritti da domani mattina. Troverete la registrazione domani mattina, le slide. Anche nel pomeriggio e vi do appuntamento al prossimo webinar mercoledì prossimo. E ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio il relatore per la presentazione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie.